La logopedia fa parte della branca professioni sanitarie, è esperta nell'educazione e nella rieducazione di tutte le patologie che colpiscono la voce, la parola, il linguaggio orale e scritto, e gli handicap comunicativi. Il logopedista è in possesso di un titolo universitario ed iscritto al relativo albo, esercita verso singoli pazienti la cura, la prevenzione e la riabilitazione di patologie del linguaggio o disturbi della voce, in età evolutiva, adulta o geriatrica. Nell'età evolutiva, le problematiche più diffuse sono il ritardo dello sviluppo del linguaggio, i difetti di articolazione e pronuncia, ma anche problemi di deglutizione. Il logopedista si occupa anche di quei pazienti che hanno perso la piena capacità di linguaggio causa ictus o traumi. È consigliabile rivolgersi a un logopedista se un bambino non ha ancora cominciato a parlare a 2 anni. Sicuramente una consulenza per tempo può prevenire ritardi del linguaggio che non curati possono sfociare in disturbi nel linguaggio. In età più avanzata è utile rivolgersi ad un logopedista se parla usando poche sillabe, balbetta. Non si concentra o ha difficoltà a memorizzare, a imparare o scrivere. Difficoltà nel socializzare. Non esprime frasi di senso compiuto. Casi di autismo. Vocabolario limitato. In età evolutiva i campanelli d'allarme possono essere: pronuncia di meno di 50 parole. Difficoltà a pronunciare tutti i suoni della lingua. Difetti di articolazione, di pronuncia e di movimento. Stai cercando il logopedista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.